genitori, i professori e gli amministratori comunali decisi a far fronte comune. Mauro Coppa, assessore alla pubblica istruzione del comune di Recanati, ecco, perché siete contrari a questa fusione? La contrarietà non è dovuta assolutamente a questioni campanilistiche o altro. Si tratta di prevedere delle aggregazioni all'interno di un piano di razionalizzazione e quindi prevedere come criterio non soltanto il criterio numerico, in relazione al quale sia il liceo classico e scientifico comunque presentano un trend in incremento della popolazione scolastica, ma anche prevedere altri criteri, per esempio la qualità dell'offerta scolastica e la possibilità e il ruolo che anche la normativa prevede dell'ente locale. Ermanno Carini, vicepreside del liceo scientifico di Recanati, che cosa rappresenterebbe per voi questa fusione? Dunque, noi dobbiamo dire alcune cose, cioè dire che il liceo scientifico di Recanati è in fortissima espansione e siamo arrivati addirittura ad avere 22 classi l'anno prossimo, quindi siamo quasi al limite di quelli previsti. Il liceo scientifico di Recanati è diventato una realtà non solo recanatese, ma diciamo così comprende anche alunni di Loreto, di Castelfidardo, di Porto Recanati, quindi è una realtà ormai intercomunale. E inoltre poi questo liceo scientifico non è più liceo scientifico soltanto, ma c'è una sezione di liceo linguistico di maxi sperimentazione e stiamo portando avanti anche la sperimentazione nel piano nazionale di informatica. Non si capisce insomma perché, visto che anche tutto da dimostrare, lo stadio che se ne otterrebbe, accorpare due istituti che perseguono fini didattici diversi, con diverse logiche e diverse possibilità di sviluppo. D'altra parte lo scientifico, oltre che tenere, è anche in continua espansione. 22 classi già programmate che sono destinate a crescere.